Cade domani l'anniversario della strage di Capaci, dove Falcone, la scorta e la moglie magistrato persero la vita in un attentato che tutti voi ricorderete, straziò il nostro paese e aprì anche delle pagine oscure. Non ci saranno tante cerimonie, ma ci sarà la memoria di questo grande magistrato. Ma nelle ultime ore i giornali hanno tenuto in un certo senso banco per una iniziativa straordinaria di Fiammetta Borsellino, la figlia dell'altro magistrato ucciso dalla mafia a Via D'Amelio. Ebbene, questa giovane donna ha avuto il coraggio di affrontare quelli che sono stati ritenuti responsabili dell'assassinio del padre. Si è recato nei carceri dove i fratelli Graviano, Filippo e Giuseppe sono detenuti con nel 41 bis e condannati all'ergastolo. Ebbene, Fiammetta, affrontandoli nel voler sapere la verità sui mandanti, sugli esecutori, sulla scena del delitto, ha detto anche in termini molto, direi quasi cristiani: ecco, il perdono si può meritare, voi potete quasi rifarvi una vita se dite la verità. Bene, questo è l'antefatto. Noi abbiamo voluto sentire una giornalista molto, molto brava, che è Alessandra Turrisi. Una cronista e corrispondente dell'Avvenire da Palermo. Ma Alessandra ha scritto anche un bel libro che si chiama Un uomo giusto e che è riferito proprio a Borsellino. Bene, Alessandra l'altro giorno ha pubblicato un corsivo, un punta di penna estremamente delicato e sensibile. Ecco, Alessandra è ai nostri microfoni e le chiedo: che sentimenti, che emozioni hai avuto sapendo della iniziativa di Fiammetta Borsellino? Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Beh, questa iniziativa di Fiammetta Borsellino è un'iniziativa che mi ha colpito molto per il coraggio, per la difficoltà anche di guardare in faccia coloro che hanno decretato la morte di suo padre, ma soprattutto per la voglia non di vendetta, ma di convincerli in qualche modo a dire la verità, a cambiare vita, a riparare il danno perduto, il danno fatto, che ovviamente non vuol dire dare la vita a suo padre, perché questo non potrebbe ovviamente essere, ma dare un contributo perché la ricerca della verità porti veramente ai risultati reali a distanza di 26 anni. Per fare questo lei ha affrontato un viaggio, è entrata al 41 bis e ha incontrato i fratelli Graviano, e non deve essere stato facile, ecco, affrontare un momento così forte. E lei vuole tornare, attende che le diano il permesso nuovamente, anche se probabilmente a livello di magistratura e di DAP non c'è, non, insomma, non si è tanto favorevoli a ripetere l'operazione. Però lei ci crede davvero che qualcosa si possa ottenere in questo Ho momento? capito. Senti un'altra cosa, Alessandra. I Graviano, che sono
bots ferocissimi, come se hanno in un certo senso divaricato il loro atteggiamento, perché uno ha respinto così fermamente ogni avance e si è chiuso in mutismo, anzi quando ha parlato ha detto che lui è innocente, che non ne sa assolutamente niente del delitto. L'altro fratello, Filippo, pare che sia stato un po' più aperto e ha parlato di depistaggi, possibilità di depistaggi, e ha detto anche che non si vuole raggiungere la verità su Borsellino. Tu che cosa ne pensi di questa Io non affermazione? so esattamente che cosa abbiano detto. Sul discorso che non si vogliono raggiungere i risultati, io credo che la magistratura sta facendo davvero le umane divine cose per cercare di averla questa verità dopo 25 anni. Ma che i depistaggi ci siano stati, su questo non c'è dubbio. E adesso è anche, come dire, assodato dalle sentenze giudiziarie, che è stata affidata la verità a un falso pentito ha fatto sostanzialmente perdere anni preziosi. E qua ci sono delle responsabilità forti. Ed è quello che la fiammetta Borsellino e l'intera famiglia Borsellino rivendica. Cioè ci sono delle responsabilità, vanno trovate le responsabilità, ma nello stesso tempo si deve continuare a cercare la verità. Quindi anche questi sono i mezzi per poterlo fare prima che sia troppo tardi. Visto che ancora loro tutto sommato sono abbastanza giovani, sono in buona salute, è importante insomma che ci sia una collaborazione, una voglia di cambiare. Ma la cosa che mi sembra molto importante è che Fiammetta Borsellino cerca di fare breccia puntando alla loro paternità, perché loro sappiamo che sono genitori. E che come lei è stata orgogliosa di suo padre, anche i loro figli vorrebbero essere orgogliosi dei padri. E l'unico modo per fargli essere orgogliosi è che loro cambino vita. Ok. Ecco, Fiammetta Borsellino punta su questo. Sì. Allora, concludiamo per i nostri telespettatori questa bella intervista così sensibile e documentata, dicendo che Fiammetta Borsellino ha tentato nuovamente di raggiungere i carceri per parlare ancora con il Graviano, però le autorità, i magistrati che indagano ancora, perché a Caltanissetta in piedi ancora un lungo processo, via dicendo, non hanno dato il permesso, ma questo era in un certo senso anche da attenderselo. Può vivere e morire con dignità non soltanto il magistrato che sacrifica la propria vita, ma anche chi, pur avendo fatto del male, è capace di riconoscere il grave male che ha inflitto alle famiglie e alla società, ed è capace di chiedere perdono e di riparare il danno.